Presto ritornerò a questa lieta Firenze, dove solamente posso vivere. Chissà se le parole dello scrittore dell'Ottocento, Pietro Giordani, abbiano attraversato la mente di Cesare Prandelli nel giugno del 2010, quando il tecnico di Orzi Nuovi ha preso la guida della nazionale lasciando la Fiorentina dopo 5 anni di successi e record individuali. Le sue, di parole, Prandelli le ha messe comunque nero su bianco in una lettera d'addio alla gente di Firenze. Grazie, vi porterò sempre nel cuore, ha scritto, prima di diventare il quarto allenatore della storia viola a vestirsi d'azzurro, dopo Ferruccio Valcareggi, Fulvio Bernardini e Giovanni Trapattoni. Il nuovo commissario tecnico dell'Italia tuttavia non ha dovuto attendere molto prima di poter riabbracciare il pubblico dell'Artemio Franchi. Il 7 settembre del 2010 la gara di qualificazione agli europei contro le isole Faroe va in scena infatti a Firenze. Si tratta della terza uscita di Prandelli sulla panchina azzurra, la prima casalinga. Ha un qualcosa di magico il legame tra l'allenatore e l'agente del capoluogo toscano, che per lui risponde presente in massa. L'avversario, dal blasone e dal ranking modesti, è inoltre l'ospite ideale per una serata di festa. Dopo poco più di 10 minuti è un altro idolo di casa viola, Alberto Gilardino, a sbloccare il risultato con un colpo di testa su pennellata di Pirlo. Il secondo centro azzurro, firmato da Daniele De Rossi, toglie ogni tipo di dubbio sull'esito del match. E poco dopo, l'Italia, con una gemma di Antonio Cassano, archivia la pratica in meno di mezz'ora di gioco. Nella ripresa, dopo il poker di Fabio Quagliarella, è Andrea Pirlo a rendere perfetta la festa di Cesare Prandelli, regalando ai presenti uno dei suoi classici capolavori su calcio di punizione. Sono così 5 i gol azzurri della serata, come le stagioni trascorse dall'ex tecnico viola sulla panchina dell'Artemio Franchi. Dopo il match con le Faroe, l'Italia torna a Firenze l'anno successivo per un'altra gara di qualificazione agli europei, anche questa vinta per 1-0 contro la Slovenia con il gol di Giampaolo Pazzini. L'ennesima conferma che il capoluogo toscano non tradisce mai il suo legame speciale con Cesare Prandelli. Un legame suggellato nel maggio del 2013 con il conferimento della cittadinanza onoraria al tecnico di Orzi Nuovi da parte di Matteo Renzi, sindaco di Firenze.